Quando gira per la pineta della sua Ravenna, il signor Fabbri pare un botanico a caccia di minuscoli vegetali. Nel laboratorio, armato sempre di lente, osserva la sua graziosa preda, ma non per schiacciarla tra le pagine di un erbario. Il suo principale segreto è questa polverina bianca che mescola e impasta per ottenerne una materia plastica. Spalmata sulla foglia, essa ne riceve le impronte con tanta sensibilità che la lente rivela qualcosa di più che un calco, quasi un negativo in rilievo. Perfino la peluria è rimasta impressa. Rassodato in un bagno fissatore, il calco viene poi calato in un cilindro e sepolto sotto la terra refrattaria. È il momento del forno, strumento caro agli alchimisti. Questo artigiano è un alchimista moderno. Trasforma le foglie in metalli preziosi. Su questa staffa che il Fabbri ha inventato e battezzato fionda reversibile, si compie la fusione col fuoco graduato da un mantice. Il momento più magico viene adesso. Due rotazioni della fionda e la colata si diffonde perfetta nello stampo. Il processo finisce come tutte le fusioni. Raffreddamento e rottura del calco. La foglia è rinata oro. Davanti a questi giardini lucenti e imbalsamati, molti orefici hanno supposto una metallizzazione di fiori e foglie. Con una fionda più grande, il signor Fabbri riprodurrebbe oggetti di qualunque dimensione, come oggi può riplasmare l'infinitesimo, magari un pelo di gatto. Hai ragione, Micio, occhio ai baffi.